Buongiorno, mi scuso per il ritardo, ma abbiamo avuto qualche piccolo problema di connessione, quindi non siamo riusciti a partire subito con la diretta. È un po' che non ci troviamo. Buongiorno, forse è partita adesso. Mi scuso per il ritardo, ma abbiamo avuto qualche problema di connessione oggi e solamente adesso siamo riusciti a far partire il tutto. Mi scuso ancora, dovevamo partire più di mezz'ora fa. È da un po' di giorni che non ci sono aggiornamenti perché sono stati oggettivamente giorni abbastanza impegnativi e complessi per una serie di motivi che potrete comprendere più avanti anche nelle spiegazioni che vi darò fra poco e quindi davvero non c'è stato il tempo per poterlo fare in tempi brevi. Allora, per prima cosa partiamo con gli aggiornamenti che mancano da un po' di tempo. Nel nostro comune sono risultate positive al tampone 72 persone e siamo arrivati purtroppo ad un numero di decessi di 20 persone che ci hanno lasciato per colpa del coronavirus. A fronte di numeri così negativi, però vi devo anche dire che la sensazione che si ha è che il numero delle persone in sorveglianza attiva che quotidianamente ricevo da parte della prefettura non sta crescendo così tumultuosamente come invece succedeva a marzo, perché mentre a marzo avevamo un incremento di 5-10 persone al giorno in sorveglianza attiva, oggi abbiamo un incremento di 1-2 persone, a volte anche zero. Quindi il riflesso di numeri così negativi è legato al fatto che si stanno facendo molti più tamponi rispetto a prima e che la malattia si sta portando via persone che l'avevano già contratta nelle settimane precedenti. Per quanto riguarda i tamponi, so che se ne stanno facendo di più nella nostra regione, perché prima se ne facevano circa 5.000 al giorno, adesso siamo arrivati a 9.000 al giorno, se non ricordo male. Perché si fa questo numero? Perché non è sufficiente fare il tampone fisicamente alle persone, poi bisogna anche portarlo in laboratorio e farlo elaborare al laboratorio, bisogna fare un processo per questa cosa e strutturalmente c'è un numero limitato sostenibile da parte dei laboratori per elaborare i tamponi. Quindi questo è il motivo per cui non se ne fanno così tanti, ma nonostante queste difficoltà il numero è quasi raddoppiato. Quindi per chi si fosse connesso adesso, ripeto, che siamo a 72 persone risultate, sono le persone risultate positive al Covid e 20 sono le persone morte di Covid. Non sono tutti i decessi di Besana di questo periodo, sono tutte le persone morte di Covid dall'inizio di questa vicenda, che come sappiamo è partita almeno per la nostra città il giorno di domenica 23 febbraio. Da quel giorno ad oggi è questo il numero. In queste settimane, in questi giorni ci sono state tante attività, alcune le vedrete nei prossimi giorni, perché ci stiamo preparando per quella che dovrà essere la fase 2, che prima o poi dovrà arrivare. Se sarà il 3 maggio, dobbiamo essere pronti per il 3 maggio, perché stiamo studiando un piano straordinario che modificherà anche negli spazi il nostro comune, ma che lo renderà operativo per permetterci di tornare a lavorare non soltanto per questa emergenza. La prossima volta che verrete in comune troverete un comune leggermente diverso, con degli spazi diversi, studiati in modo che il comune però sia operativo e possa tornare finalmente a guardare avanti e non soltanto ad affrontare questa emergenza, perché è quello che sinceramente abbiamo fatto al 99% negli ultimi 2 mesi sostanzialmente. Domani mattina, quando avremo finito di sistemare tutti gli aspetti tecnici, gli ultimi aspetti tecnici, usciremo con le linee guida di un nuovo strumento, di un nuovo servizio per ampliare la comunicazione. Sapete che di recente abbiamo aggiunto questa pagina Facebook e l'account di Instagram per comunicare anche ai più giovani. Instagram è una più ampia fascia di popolazione, Facebook. Avevamo l'obiettivo di raggiungere anche chi magari è più anziano e Facebook non ce l'ha, non ha i social, ma ha ad esempio uno smartphone, quindi ha WhatsApp. E abbiamo strutturato, e questo devo ringraziare i canali Gin, Merazzi e Cacciatori per aver impostato,
soprattutto dal punto di vista tecnico, un sistema che possa permetterci di comunicare attraverso lo strumento di WhatsApp in modo semplice e veloce. Domani mattina daremo i dettagli su come intervenire. Quello che vi chiedo personalmente è questo: chi ha già i social non ingolfi il sistema perché c'è ancora un passaggio che deve essere fatto manualmente. Consigliatelo però a chi i social non ce l'ha, ad esempio più anziani, per permettergli di essere informato sulle iniziative del comune e sulle informazioni più importanti del nostro territorio. Poi ho qualche notizia di servizio. Da questa settimana è stata riaperta la piattaforma ecologica soltanto per il verde e su appuntamento. È stato un primo assaggio sperimentale di riapertura della piattaforma ecologica. L'obiettivo, come sempre, era quello di evitare gli assembramenti, ma per permettere a tutti di iniziare a svuotare un pochino i giardini e gli spazi anche comuni dei condomini, perché ha iniziato a fare un po' di lavori di giardinaggio. Quindi si ha la possibilità di andare alla piattaforma ecologica prenotando il proprio appuntamento presso l'ufficio ecologia, ve l'ha rilasciato il giorno e l'ora nel quale recarsi per il solo verde. Al momento stiamo utilizzando la piattaforma ecologica soltanto per il verde. Perché? Perché il verde dopo un po', se lasciato all'aperto, ha un cattivo odore. E perché si accumula con le belle giornate di questi giorni, perché l'erba ricresce sostanzialmente. Quindi per adesso ripartiamo così, piano piano cercheremo di allargare ancora di più il raggio d'azione, evitando sempre gli assembramenti. L'appuntamento è proprio per quello, per evitare che ci siano anche le code fuori dalla piattaforma. Quindi così ognuno sa che ora deve andare, sa che ha, se non sbaglio, un quarto d'ora di tempo per poter fare tutte le operazioni necessarie. Ringrazio Gelsia che ci ha dato una mano nel provare questa fase sperimentale. La seconda informazione di servizio riguarda le poste. Dal 14 sono riaperte quelle di Besana, per cui adesso abbiamo due sportelli su tre nel territorio aperti a 3 giorni alla settimana. Rimangono aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì quelle di Besana, e il martedì e il giovedì e il sabato quelle di Villa Ravelio. Così abbiamo tutti i giorni almeno uno sportello aperto. Vedremo poi se riceveremo comunicazione da parte di Poste anche per lo sportello di Borgo Zoccorino. Abbiamo continuato in questi giorni con la distribuzione dei buoni spesa. Il sistema che abbiamo pensato, organizzato, strutturato ha funzionato perché chi è venuto a ritirare il buono spesa si è accorto che era un sistema assolutamente veloce e scorrevole, nel rispetto delle norme sanitarie, perché non c'era nessun contatto fisico, nessun avvicinamento, e anche rispettoso della privacy di ognuno. Al momento il tool online è sospeso perché è finita la prima ondata, quindi da oggi si possono già gestire le richieste di buoni spesa telefonicamente. Perché telefonicamente? Perché il blocco diretto ci permette di entrare un pochino più in profondità nella situazione di bisogno e magari dare qualche consiglio in più alle persone che hanno bisogno del bono spesa. Un'altra iniziativa che abbiamo fatto in questi giorni è la raccolta fondi, perché tanti hanno richiesto le indicazioni operative per poter fare un'azione al nostro comune. Stiamo usando i soldi, come potete immaginare, per affrontare queste spese che vi posso ripare dall'acquisto dei simili, che sono quello strumento che basta essere appato al dito per poter dare informazioni fondamentali sull'ossigeno nel sangue, da quello che ho capito, dottor Romano, che sono a disposizione di tutti i cittadini di Banana. Vengono concessi in utilizzo, prestati ovviamente, su segnalazione del medico curante. Per cui dovesse essere medico curante ravvisare una criticità, un bugno, è già stato, è successo, portare dalla protezione civile, così che già in casa potete indicare un'indicazione sull'ossigenazione del sangue. Dopo che non sono un medico, dicendo che è sbagliato, strumento a disposizione di tutti i cittadini di Besana. Oggi ai miei ringrazio la disponibilità nella sua attuazione e riguarda la volta del comune sulla pagina Facebook IBAN, al quale ha
donazione, se lo vogliamo, sono già diversi. Però di più completo, tutto in capo sui giorni. Mi dicono che si sente male, tanto sempre lo stesso sistema sempre. Sente gli aumenti intanto. Oggi abbiamo avuto problemi di connessione e no, mi dicono che non si sente, infatti. Proviamo, se no, a terminare a prenderlo. Proviamo. Buongiorno, spero che adesso si senta. Non so se potete dare conferma. Oggi abbiamo avuto veramente un po' di problemi di connessione. Pensate che in comune non c'è neanche il wifi. Andiamo ancora con il cavo. E ci sono pochissimi portatili. Ok, perfetto. Non so fino a dove è risultato comprensibile, però riepilogo velocissimamente quello che ho detto. Per quanto riguarda l'aggiornamento, siamo a 72 casi positivi, Covid positivi, risultati positivi al tampone, a 20 decessi. Ho ripetuto che le poste di Besana hanno riaperto, quindi abbiamo aperti oggi l'ufficio postale di Besana il lunedì, il mercoledì e il venerdì, invece quello di Villa Raveglio il martedì, il giovedì e il sabato. Questo ci permette di avere dal lunedì al sabato ogni giorno un ufficio postale aperto. La piattaforma ecologica da questa settimana ha riaperto il suo appuntamento per il solo conferimento del verde e così sarà anche la prossima settimana. Di settimana in settimana decideremo come e se ampliare la raccolta rifiuti anche agli altri rifiuti. Questo lo stiamo facendo per evitare code. Abbiamo visto anche le esperienze di altri comuni che hanno riaperto tutto semplicemente facendo la coda fuori e abbiamo preferito utilizzare il sistema dell'appuntamento. Inoltre, sta proseguendo la consegna di buoni spesa. Ah, ok, fine buoni spesa. Ok, quindi andava bene. L'ultima cosa che mancava, quindi rispetto ai buoni spesa, sono le notizie relative alla raccolta fondi. Per chi volesse donare, può farlo andando sul sito del comune, trova le informazioni su questa pagina stessa o sulla pagina Instagram, trova l'IBAN del comune per fare una donazione. Vi dicevo che abbiamo già ricevuto delle donazioni da parte dei cittadini, non so l'ammontare perché non è stato ancora controllato, non c'è stato il tempo veramente fisico in questi giorni per controllare. La cosa più importante di oggi è il nuovo strumento di WhatsApp che vi chiedo per favore di far arrivare a quelle persone che non hanno i social e che quindi non riescono ad accedere alle informazioni attraverso Facebook, attraverso Instagram. Sto pensando in particolar modo alle persone più anziane, perché molte di loro non hanno i social ma hanno uno smartphone e hanno WhatsApp. Questo ci permette di poter far arrivare a tutti, soprattutto agli anziani che sono i destinatari più importanti, forse in questo momento, di molte informazioni, le cose che devono sapere. Tra l'altro, per un'altra iniziativa sul quale stiamo lavorando, sarà fondamentale avere lo strumento di WhatsApp, sarà fondamentale che tutti ce l'abbiano. La cosa che vi devo chiedere è pazientare qualche ora, se non qualche giorno, per fare il travaso dei dati degli utenti che si iscrivono al sistema, perché questo passaggio è l'unico passaggio che ancora è manuale e che stanno facendo davvero i nostri ragazzi per permetterci anche di non spendere dei soldi, perché altrimenti avremmo dovuto commissionarlo ad un'azienda. In un momento come questo diventava davvero difficile. Il 3 non riaprono anche i cimiteri. Sui cimiteri dobbiamo ancora aspettare, perché bisogna anche lì capire
come evitare che molti, soprattutto magari penso i weekend, vadano al cimitero. Con WhatsApp domani avrete tutti i dettagli su come accedere al servizio. Per chi ha già i social, vi chiedo lo sforzo di continuare a seguire le pagine del comune. Per chi invece non ce l'ha e lo sapete, magari più anziani, dite loro. Per iscriversi sarà sufficiente registrare il numero del telefono del comune nella propria rubrica e mandare un messaggio a quel numero di WhatsApp. Non, è l'unica informazione che ci sarà in direzione cittadino comune su WhatsApp. Per continuare a comunicare col comune, per i cittadini ci sono i soliti canali consueti, le mail, i numeri di telefono. Funzionerà soltanto in modo opposto, cioè le informazioni verranno date dal comune ai cittadini, i messaggi che verranno scritti attraverso WhatsApp non verranno letti perché sarebbe veramente un ulteriore carico. In più, i buoni, fino a quando verranno dati i buoni? Su questo intanto non c'è più il tool online da compilare per accedere ai buoni, perché essendo calata la domanda, ci sarà un contatto telefonico. Per avere il buono bisogna telefonare perché la telefonata consente di andare più in profondità rispetto ai bisogni della famiglia che ce li chiede. Verranno consegnati fino all'esaurimento del plafond che ci ha dato, che abbiamo ricevuto dallo Stato e che stiamo cercando di gestire al meglio per accompagnare la città in questa fase, fin tanto che non arriveranno gli altri interventi da parte del governo, come le 600 euro per le partite IVA o le prime erogazioni della cassa integrazione per chi non riprenderà a lavorare il 3. Sul CSE bisogna aspettare ancora. Anche su quello verranno date informazioni e comunicazioni a tempo debito, soprattutto relativamente anche agli aspetti sanitari che riguardano quella fascia di popolazione. C'è un'iniziativa che mi mancava da dire ancora, che è davvero lodevole da parte dei dipendenti del nostro comune che si occupano dell'ufficio cultura e della biblioteca. Sulla pagina del comune trovate una sul sito del comune trovate una pagina che si chiama La Biblioteca Civica Peppino Pressi arriva a casa tua e verrà aggiornata proprio dalle ragazze che conoscete andando in biblioteca con dei consigli di lettura non banali, con dei consigli di lettura approfonditi, con una piccola spiegazione per ogni testo. Quindi penso che sia un ulteriore modo nuovo che forse diventerà davvero per i prossimi mesi, i prossimi anni, un'abitudine per entrare in biblioteca restando a casa. Quindi dobbiamo anche abituarci un pochino per quello, però è un'iniziativa veramente, secondo me, utile per continuare a fare cultura, per continuare a utilizzare la nostra biblioteca anche da casa. E spero presto di poterla riaprire. Stiamo lavorando anche in quel senso per poterlo fare in sicurezza. Come ho detto all'inizio, stiamo predisponendo un piano straordinario per mettere in sicurezza il comune perché possa ritornare a lavorare. Il centro sportivo è chiuso. È chiuso dall'inizio di questa vicenda. Come sapete, un gestore non c'era perché gli ultimi bandi sono andati tutti a deserti. Stavamo lavorando per avere un sistema del tutto nuovo e innovativo di gestione del centro sportivo che non può essere fatto con lo schiocco di un dito e che deve essere fatto bene perché se 3 bandi sono andati deserti, un motivo ci sarà. Quindi piuttosto che fare il quarto per fare in fretta e mandarlo a deserto, è meglio piuttosto fare un passo alla volta e in questo momento, da quello che si capisce, la ripresa delle attività sportive sarà veramente complessa. Quindi dobbiamo tenere a mente anche di quello. Ci sono nella prossima settimana, da qui alla riapertura. Ed è il motivo per cui non ci sono state comunicazioni in questi giorni. Ci saranno tante iniziative, quella di WhatsApp è la prima, per permettere ai cittadini di Besana e alla macchina amministrativa di ritornare a lavorare con la serenità che è possibile avere in questo periodo. Ce la stiamo mettendo tutta, vedere quello ad esempio, lo strumento di WhatsApp. Sembra facile, ma abbastanza complesso da realizzare per poter ampliare ancora di più i servizi del comune per portarli a tutti. Quindi
Vedrete nei prossimi giorni il grande lavoro che in questo periodo è stato fatto per cercare di arrivare pronti e preparati al terremoto, se davvero dovrà partire la fase 2. Sulla discarica, sì, l'ho detto prima, si può prenotare telefonando l'ufficio ecologia al numero di telefono, non me lo ricordo a memoria, perdonatemi, lo trovate sul sito del comune o cercando su Google, comune di Besano ufficio ecologia, vi esce subito. Telefonate e prendete l'appuntamento. Per quanto riguarda il verde, vanno potate le aiuole, vedo. Fino a questa settimana non si poteva fare perché il prefetto aveva proprio chiarito che il verde non poteva essere manutenuto se non per problemi di emergenza, cioè piante che stanno cadendo. Questo l'abbiamo fatto, c'era una pianta che stava cadendo su Viale Kennedy, è andata la nostra protezione civile a tagliarla, approfittando anche dal poco traffico. Adesso partiamo da settimana prossima proprio dal centro sportivo, perché anche se chiuso non c'è un gestore, non ce lo dimentichiamo, partiamo proprio dal centro sportivo da martedì o mercoledì se non sbaglio, per tenerlo pulito, perché avevamo già dato una pulizia per evitare che le piante ricrescano. Poi ricominciamo con lo sfalcio del verde e con la pulizia dei marciapiedi, dell'erba che cresce sui marciapiedi. Sorrido perché vedo una persona che sta lavorando anche sta lavorando anche sabato pomeriggio e fornisce il numero dell'ufficio ecologia che è 0362 92 20 47. Lo trovate nei commenti. Grazie Elisa, io non saprei cosa fare senza Elisa, sono sincero. Poi ho visto qualche altra c'è un contributo per gli studenti. Sì, è stato deciso dalla Regione Lombardia, è stato approvato dalla Giunta regionale, non so se ci sono ancora indirizzi guida per poter accedere. È stato deciso un contributo per ogni famiglia che abbia un figlio in età scolare, quindi dai 6 a 18 anni, se non ricordo male, per poter acquistare un tablet o un computer per potersi permettere le lezioni da casa. Anche chi ha già un computer in questi giorni, avendo a casa i figli e dovendo lavorare, ha visto che era difficile utilizzare un solo strumento. Regione Lombardia ha messo a disposizione questi quattrini, che sono tanti, 500 euro, se ne possono secondo me comprare anche un paio, per usare un computer o un tablet per poter acquistare uno strumento per poter fare i compiti da casa. Sto leggendo, ma come mai altri comuni come Casatenovo Carate hanno consegnato a tutti i cittadini due mascherine per nucleo familiare o per persona, invece a Besana ancora no. Stiamo lavorando anche su questo, l'ho già detto da tantissimo tempo, cercheremo di essere pronti per il giorno della riapertura. Perché questi due comuni l'hanno fatto subito, distribuendo due mascherine Casatenovo e quattro Carate, perché hanno ricevuto delle donazioni particolarmente tanti e che gli hanno permesso di donare così tante mascherine. Questo è stato reso possibile a Carate perché ha ricevuto una donazione e mi pare anche Casatenovo, anzi sono abbastanza sicuro anche Casatenovo. Comunque ci stiamo ragionando, anzi stiamo lavorando per arrivarci pronti anche noi, cercando di distribuire delle mascherine in modo congruo per ripartire, non, in modo che si possa farlo. Ecco. Sul contributo studenti ancora non lo so, vi ho detto che ho letto la delibera della giunta regionale, tenete d'occhio il sito della regione per poterlo fare perché non penso ci siano già le linee guida, quindi bisogna tenere d'occhio. Stiamo anche cercando di raggruppare tutti questi strumenti che sono stati dati sia dalla regione che dal governo per poter agevolare le famiglie in questo periodo difficile, per poter dare un'informazione puntuale. Quindi su quello dare un occhio. Non c'è ancora niente sul sito della regione perché probabilmente dovranno anche studiare il modo per concedere i soldi. Non sarà una cosa semplice, immagino. Quindi, una volta stanziati i soldi, che sono la cosa più importante, quindi ci sono, poi dovrà es mess essere messo in campo. Però ho visto la delibera della giunta regionale, quindi sicuramente succederà. Vi voglio dire una cosa però sui controlli, perché tutti i giorni ricevo le mail, tutti i giorni rispondo. E vi devo dire che ci sono tante mail che denunciano l'assenza di controlli, quante mail che lamentano eccessivi controlli perché qualcuno è stato multato.
Vi chiedo uno sforzo, mettetevi nei miei panni di chi riceve allo stesso tempo le lamentele perché non ci sono abbastanza controlli e allo stesso tempo le lamentele di chi è stato multato. Io cerco sempre anche di spiegare a chi è stato multato che se è stato multato c'è una ragione. Voglio dirvelo, il comune non fa cassa con le multe. Perché? Perché le multe, pur salate che siano, vi faccio un esempio sul 2019, bilancio chiuso, abbiamo avuto un bilancio di quasi 14 milioni di euro. Quasi 14 milioni di euro, a budget preventivati c'erano 100.000 euro di multe, i nostri vigili ne hanno fatti 59.000, quindi hanno fatto meno multe del previsto e comunque 59.000 euro su un bilancio di quasi 14 milioni di euro, capite che non è far cassa, perché su un bilancio di 14 milioni di euro, 59.000 euro non sono un peso così importante. Però se si prende la multa tendenzialmente un motivo c'è. I vigili di Besana non hanno il mandato da parte mia o dell'assessore Gallenda di avere un atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini né di fare cassa così, perché così non si fa cassa, dovremmo fare allora. Non abbiamo ad esempio una superstrada che ci passa sul territorio per cui si possono fare 100.000 euro in una sera. Cerchiamo di tranquillamente evitare di incappare in quegli errori che ci poi costano una multa, come ad esempio non indossare le cinture di sicurezza o tenere il telefonino. Persona che vedo sabato pomeriggio che interviene nei commenti, quando vedete le persone che sanno un po' più di cose nei commenti, a volte sono dipendenti comunali, quindi saluto anche Elena. Non so più perché state dicendo se ci vuole coerenza o no. Stiamo facendo un numero straordinario di controlli. Fate conto che aprile, dal 23 di febbraio al 6 aprile erano state fermate 259 macchine, un numero alto per Besana, un numero molto importante perché non è mai stato fatto un intervento così. Allora, su questo, sul trasporto, grazie per la domanda. Papà dice: pagato la seconda rata del servizio trasporto scuola ed eventuale modalità di conversione o recupero della rata per il prossimo anno. Questo era proprio il nostro ragionare con la società che gestisce i nostri trasporti per poter riconoscere poi alle famiglie giustamente un recupero delle corse non godute dai propri figli. Cercando di capire perché purtroppo, ma poi penso di fare una comunicazione più dettagliata quando sarà il momento e quando sarà approvato definitivamente il Cura Italia. Un emendamento al Cura Italia, approvato nella Commissione Bilancio del Senato, ci ha messo in grave problema quindi dobbiamo aspettare che venga approvata definitivamente la legge, vediamo se verrà mantenuto quell'emendamento e dopo dovremo trovare una soluzione, magari anche con l'azienda. Fate conto che il nostro comune, per calmierare le rette del trasporto scolastico, investe a fondo perso 350.000 euro. Questo è il costo di avere un comune come il nostro e di avere due poli scolastici soltanto. Negli anni 90 sapete che è stato scelto di accorpare tutte le scuole per le frazioni in due poli scolastici, pensando di risparmiare, il risultato è che dall'epoca spendiamo più di 300.000 euro ogni anno per il trasporto scolastico. Sono passati milioni di euro circa, mal contati. Non riesco a leggere tutti i commenti. Allora, i negozi di bambini, se ci si può spostare. I negozi dei bambini non sono riaperti in Regione Lombardia, se non sbaglio, perché l'ordinanza della regione è più restrittiva rispetto a quella del governo, rispetto al decreto. Quindi non dovrebbero essere aperti. Però vi dico una cosa, non amo questo tipo di acquisti, ma avendo anch'io un bambino piccolo ho fatto degli acquisti online per pigiami, quindi per quelle cose si può utilizzare gli strumenti di quel tipo in questa fase di emergenza. Poi spero davvero che ci sia un rilancio dei negozi di vicinato anche nella nostra città, perché in questo periodo hanno dimostrato davvero di reggere in piedi il paese. Tutti i piccoli commercianti che hanno fatto la distribuzione delle consegne
delle spese a casa agli over 65 o che hanno le code fuori dal negozio, ricordiamoci che ci sono anche quando questa fase, perché hanno sofferto moltissimo negli ultimi anni, ma quando sono stati in causa hanno risposto presente, hanno fatto un servizio di prossimità straordinario per la nostra città. Pensate a una città grande come Pesana, se non avesse avuto quei piccoli panifici che ancora resistono nei centri delle proprie frazioni. Anche su, ad esempio, la distribuzione delle tegline, la distribuzione porta a porta di qualsiasi cosa. Vi faccio un esempio semplice. Pesana è grande, che dentro ci potremmo mettere tutta Carate e avanzerebbe spazio, che potremmo metterci dentro tutta Verugio e avanzerebbe ancora spazio, probabilmente lo spazio di una frazione intera. Questo è il nostro bello, perché noi possiamo andare da Naresso alla Valle di Brugora e alle Cascine, Cascina Liguzzo, prima leggevo un cittadino che abita lì, Cascina Liguzzo, e avere due ambienti completamente diversi, dai tornanti di Naresso, se fino alla Valle di Brugora, però è un comune molto grande e raggiungere tutta questa fascia di po tutta la popolazione è veramente faticoso, ciononostante stiamo lavorando per poterlo fare. Una persona mi ricorda che i negozi sono aperti solo per i neonati, anche in Lombardia, mi fido di quello che dice, quindi ringrazio chi nei commenti sta rispondendo. Purtroppo sono talmente tante le norme emesse dalla regione e dal governo insieme che starle tutte a un certo punto è diventato difficile. Visto che con le multe ci sono un po' di domande, portatevi sempre però l'autocertificazione, l'ultima versione delle tante, portatevela sempre distribuita. Ho visto che c'erano altre domande, però non mi ricordo più. Noi non possiamo uscire per prendere mascherine. So che ci sono in alcune farmacie di Pesana, sono rifornite, non tantissimo, ma ci sono. Ma vi ripeto, anche su quello, con tanta fatica e tanto, tanto lavoro, ci stiamo lavorando per arrivare ad una distribuzione delle mascherine. Avrete informazioni nei prossimi giorni quando riusciremo a chiudere tutto. Chi ha avuto il buono spesa e ritirato questo mese va in automatico per il prossimo bonus oppure bisogna chiamare il numero? No, ad ogni ci deve essere ogni richiesta e bisogna vedere se bastano i soldi che abbiamo ricevuto. Per adesso stiamo ragionando così. Quel buono ha il valore di un mese. Cosa vuol dire? Che se il 3 di aprile vale fino al 3 maggio, per cui fino al 3 maggio non si può fare una seconda richiesta. Vabbè, sull'atteggiamento di sì, vabbè. Sì, trovate alcuni commercianti di ogni paese, trovate le mascherine. Che sono le prime che sono arrivate dalla regione Lombardia. Su questo voglio dire una cosa. Come abbiamo distribuito le mascherine, quelle che sono arrivate dalle prenotazioni, quelle che sono arrivate dalla regione Lombardia, sono 4.100. Le abbiamo date per centinaia, davvero, credetemi, alle persone in sorveglianza attiva, per prime. Perché? Perché le mascherine chirurgiche non proteggono chi le indossa, proprio altri. Quindi, questo. Questo ci ha suggerito di consegnare le mascherine chirurgiche alle persone in sorveglianza attiva perché una volta finita la quarantena potessero uscire senza la preoccupazione di eventualmente contagiare gli altri se ancora positive. Un'ulteriore tranche è stata distribuita alle case di riposo. Come sapete, i nostri nonni sono le persone più a rischio in questa vicenda e abbiamo il dovere come comunità di proteggerli. Distribuite anche a Villa Luisa, dove abbiamo ad esempio i disabili, e quindi anche per quella fascia di popolazione dobbiamo preoccuparci perché non paghino per primi il prezzo di questa crisi. Altre ne sono state distribuite a chi non può permettersi di comprarle agevolmente, vale a dire ai più bisognosi, quindi alle famiglie che ricevono il pasto quotidiano.
le persone che hanno chiesto buono spesa e alle persone che ricevono il pacco. Quindi già una fascia amplissima della popolazione è stata coperta, in più quelle che sono avanzate da quelle della regione, che ripeto erano 4.100 su 15.000 abitanti, su 6.100 nuclei familiari, dopo questa distruzione sono state date, seguendo le linee di guida di Regione Lombardia, ai commercianti, perché le distribuiscono anche loro le proprie conoscenze del territorio. Ciò detto, stiamo lavorando per un'ulteriore distribuzione. Nella settimana saprete, vi daremo ancora più informazioni e sarà fondamentale quello strumento che vi ho detto prima di WhatsApp per fare avere quelle stesse non ai social. Veramente chiederò uno sforzo a tutti per fare le informazioni. Per chi vuole andare fuori la spesa, vi ricordo che abbiamo quattro supermercati a Besana e tanti commercianti, quindi cerchiamo di usare i nostri, di farla. Tra l'altro, vi dico un'altra cosa: alcune attività hanno riaperto giustamente perché restare chiuse per troppo tempo diventava veramente un problema economico. Ci sono i nostri commercianti, quelli che conosciamo già, dove andiamo magari a fare la colazione, a comprare la torta quando è il nostro compleanno, quando andiamo a mangiare il sabato, dove andiamo a mangiare il sabato sera. Sono proprio i nostri che conosciamo per nome. Queste persone hanno riaperto. Se facciamo la spesa da loro, se compriamo un pranzo, secondo me facciamo un gesto bellissimo. Intanto perché stiamo meglio noi, avendo la qualità del ristorante in casa. Soprattutto ci sforziamo per tenere vive le attività della città. Vedo che non ci sono più domande, anche se mi piace tantissimo, per chi sa le cose è utile per poter rispondere a chi invece fa le domande. Quindi, mi dispiace per i problemi di oggi di connessione, sono risolti. Domani mattina le informazioni più dettagliate su WhatsApp, nei prossimi giorni iniziative. E cercherò una volta anche di farvi vedere come abbiamo ricollocato il comune per rendere accessibili in sicurezza di nuovo e per ora. L'elenco delle attività che consegniamo durante li trovate su Facebook. Cercateli con il loro nome perché ci sono bravissimi. L'età del decesso più giovane, è una cosa che a memoria. Non mi ricordo, però so di per certo di una persona di 61 anni. Quindi, però quello non conta secondo me, perché se una 80 anni, 50, 40, ci sono state persone giovani che sono state male, ma male male. Quindi non fermiamoci veramente statistico dell'età, perché sono sempre persone. Va bene, domani mattina informazioni pratiche per WhatsApp e per il resto prendiamo con più frequenza queste comunicazioni. Ciao a tutti e buon weekend.